Ha centrato l'obiettivo di incuriosire e anche di divertire gli alunni delle scuole primarie e medie di Monte San Giacomo il calendario 2016, presentato questa mattina nella splendida cornice di Palazzo Marone. L'iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, è nata da un'idea del direttore della biblioteca comunale Gerardo Marone Angelo Sica ed è stata realizzata in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Radici di Montesano sulla Marcellana e con il patrocinio del comune di Monte San Giacomo. Il tema scelto quest'anno, quello dei luoghi della memoria, rappresenta un argomento che ha fatto subito breccia nei cuori dei più giovani e che di certo sarà molto apprezzato anche dai tanti emigrati sangiacomesi residenti all'estero. Si raccontano un po' dei luoghi che sono dei simboli, sono stati dei simboli per il nostro paese e che hanno rappresentato anche tantissime storie importanti, e quindi ecco, far conoscere attraverso il calendario anche la storia dei luoghi di Monte San Giacomo è sicuramente un fatto importante, tant'è che noi ecco lo stiamo presentando e lo vogliamo presentare ai bambini delle scuole, perché probabilmente stanno in questi luoghi, frequentano questi luoghi, ma non ne conoscono la storia, a volte anche della denominazione. Quali sono i luoghi della memoria? Sono quei luoghi che per un avvenimento, per un ricordo, per delle persone sono rimaste nella nostra memoria, e in tutti i paesi ci sono, e ce ne sono in particolare anche a Monte San Giacomo. Abbiamo cercato di centrare alcuni visi importanti che ogni giorno vedevamo nel vicinato, oppure alcune persone che frequentavano determinati ambienti, oppure dei giochi che un tempo venivano fatti e che non vengono fatti più. E così naturalmente abbiamo cercato un po' di descrivere visi, abitudini, costumi di un'epoca. Speriamo di esserci riusciti. Certamente non sono tutti questi i luoghi di Monte San Giacomo. Una parte, quelle che ci sono risultati più evidenti, più importanti, quelle che ne è rimasta nella nostra immaginazione. Molto suggestivo, perché parla, diciamo, dei luoghi della memoria di Monte San Giacomo, che sono luoghi fisici ma anche un po' luoghi dell'animo, perché sono dei luoghi ai quali sono legati storie e ricordi di ciascuno di noi. Questa è un'attività, insomma, per la quale dobbiamo ringraziare il Centro Studi Radici, i nostri sponsor e soprattutto il direttore Sica, che con grandissimo senso di abnegazione e grande passione ogni anno ci dona, diciamo, questo bel calendario, che è anche un modo appunto per incontrare i ragazzi delle scuole e per renderli consapevoli di quello che è stato il nostro passato, la nostra storia e le nostre tradizioni.